Benvenuti amici, io sono Salo Pimpos e oggi siamo alla Domenica Horror con un nuovo gioco, Five Nights with Froggy. Guardate che brutto! Guardate che brutto! Allora, praticamente credo sia un Five Nights però con Froggy, con sta ranascia qua. Però forse c'è una storia. Vediamo, new game. Ha preso un nuovo appartamento ma adesso non ha più soldi. E che vuoi, ci pensavi prima, non te lo prendevi l'appartamento. Ah, sta cercando lavoro, perfetto, ha trovato. Come sicurezza? Vabbè, se lo dici tu. Questo lavoro è per me. Va bene, chiamalo. Ok, sì, voglio lavorare come guardia di sicurezza. Ma ne sei sicuro, tizio? Perché la vedo un po' brutta come situazione. Grande, ho trovato il lavoro. Sono felice per te, ma non troppo. Dovrei andare in un posto chiamato Fairy Kingdom. Bellissimo. Che è sto coso? Ci vai con questo? Ma prima ci deve arrivare. Ho bisogno di pulire. Questo è il tuo furgone? Così schifo fa? Ma dagli una pulita, va. Prima di cercare. Wow. Spero che la grafica in gioco sia migliore. Troppe foto di giornali che cammina. Allora, che è? Chi sarei io questo? Ha sbattuto! Oh, non è niente! Non è niente! Ma come? Doveva saltarmi in aria per succedere qualcosa? Fammi capire. Ah, il gazebo. Il nostro gazebo è molto resistente. Permettimi di aiutarti a parcheggiarlo. Sì, ma non è che te lo freghi, giusto? Mi lascia a piedi. Avevo paura di averlo danneggiato, di aver danneggiato qualcosa. Se la nuova guardia... Ah, siamo arrivati comunque. Cioè, siamo andati a sbattere nel posto di lavoro. Fantastico, proprio. Lascia che ti mostri il tuo posto di lavoro. Ancora, siete convinti ancora, giusto, di assumermi? No, io chiedo, poi nel dubbio, fate voi. Questa qua, lavoro qua dentro? In questa casupola? Meglio del mio furgone c'è sicuramente. Qui dentro? No, in quella di prima. Preferivo quella di prima, però. Ti ho detto tutto quello che c'è, che devi sapere. Buona serata. E grazie anche a te. Grazie anche a te. Aveva pure le zampe. C'erano pure le zampe in quella casa. Sono lì dentro, Night One. Sono in quella casupola. Che è? Siamo in questa casupola, ragazzi. Ok. Oil in lane. Abbiamo una lampada con il 96% di cose qua. Chi è? Aspetta. Click on the lamp. Per spegnere la luce. Ok. Non si accende più. Accenditi luce, ti prego. Per riaccendere devo utilizzare i fiammiferi. Pure sta fatica devo fare. Ok. E click on the lamp. Fatto. Ok, che devo fare, phone? Abbiamo un Nokia, ragazzi. Un Nokia degli anni 90. Vabbè, non mi fa interagire, però. Nutko, state zitto. Che? Phone. Ce l'ho in mano. Non c'è molto olio nella lampada, quindi salvalo. Tenterò di farlo, ma non t'assicuro, però. E il monitor. Pannello di controllo di Fairy Kingdom. Dobbiamo controllarlo tutto. Allora, cam 1, cam 2. Wind up the music box. Cioè che faccio così? Music box 52. Suono qualcosa qua. Allora, le camere. Però non si vede niente. Leva sto coso, ok. Camera 1. Ciao. Tu fai parte dei pupazzi? Spero di no. Camera 2. Non c'è niente. Camera 3. Tutto tranquillo. Camera 4. Niente. Camera 5. Camera 6. La casetta di prima. Camera 7. E io che sono qua. Ok. In camera 1 c'è Froggy. Che c'è in camera 1? Accendiamo qua. Non si sa mai. Che ho fatto? Che è successo però? Ma la lampada, che devo fare con la lampada? Sta finendo l'olio. Aspetta, fatemi capire che devo fare però. Music box. Ok, con il music box non ci sono problemi. Però devo stare al buio. Ho il lamp 13%. Non c'è possibilità di mettere olio però. Quindi che si fa? Aspetta, 5,59. Prima notte passata? Così semplice, almeno la prima forse. Ok, l'olio mi stava per terminare. Meno male. Devo stare al buio? Obiettivo sbloccato. Boring night. E infatti, notte troppo tranquilla. Troppo noiosa. Questa che c'è? Che è successo qua? Non mi fate spaventare però. Che è successo? Sono qui. Fatemi capire, spiegatemi un po' di cose. Niente. Night 2. Stanza rossa senza possibilità di sapere nulla di più. Allora, questo sarà più difficile. Qua ci prenderemo uno jumpscare, ne sono sicuro.
Olio nella lampada no 98. Qua scende troppo rapidamente. Allora, aspetta il telefono. Che c'è? Che vuoi? Sì, vabbè, mute, mutati. Mutati. Che morbido. Froggy and Kitty. In che senso? C'è pure Kitty adesso? Dov'è? Fammela vedere. Levati, levati, chiudi. Froggy qua non c'è più. Camera. Ciao! Ciao Kitty, che sei carina. Camera 3, camera 5, camera 4, camera 6, dov'è Froggy? Non c'è. C'è solo Kitty. Che se n'è andato. C'è Froggy qua, non lo vedo. Forse questo. Aspetta, camera 2, camera 3, camera 4, camera 5. 6 e 7. Non c'è altro qua. Che faccio con sta la spengo. Devo capire a che serve la lampada. Niente, niente. Aspetta, chi è questo? C'era prima. Ho paura, mi prenderò uno jumpscare come se non ci fosse un domani. Che è sta cosa qua? Mi sto osservando. Che, aspetta, aspetta che ti accendo il campanello qua. Music box. Ok. Tranquillizzati la vita, per cortesia. Tranquillizzati la vita. Ciao! Non mi fare niente, ti prego. Music box. Si sta avvicinando comunque, che faccio? Siamo alla camera 4 qui. Si sta avvicinando. Che faccio? Aspetta, music box qua, come cacchio si chiama? Veloce, che ho paura. Dove sei andato qui? Ciao, non mi fai jumpscare. Accendiamo la lampada qua. Accendiamo la lampada, non si sa mai. Via, qua. No, l'ho rispenta, no! Accendi sta cacchio di lampada che qua mi stanno facendo jumpscare. Accendi, accendi. Ok, dov'è quello? Se n'è andato. Meno male, aspetta. Dai però. Dai. Se n'è andato. Possiamo spegnere la lampada? Se n'è andato. Credo di sì. Spegniamo la lampada. Aspetta, music box. Va bene. Che è successo? Ma che paura che mi sono preso. Ma che paura che mi sono preso, ragazzi. Che. Perché? Perché mi hai fatto jumpscare, Froggy? Perché mi hai fatto jumpscare? Continuiamo, va. Dobbiamo cercare di capire la lampada. Forse la lampada lo attira, però io la devo spegnere invece. La tengo spenta allora. Ragazzi, se ci giocate, fatemi sapere nei commenti. La tengo accesa allora. Chi se ne frega? Mutati. Zitto, devo capirlo da solo. Ok. Forse stando sempre qui sulla telecamera è peggio. Eccolo qua. Ce l'abbiamo qua, Froggy. Kitty dov'è? Kitty non c'è. Kitty non c'è. Ecco, non c'è più quello. Non ci sono più quegli occhi che mi osservavano, effettivamente. Ah, la spengo. La spegniamo per adesso. Proviamo. Proviamo. Allora, se n'è andato quello. Se n'è andato. Ciao, Kitty. Kitty, piacere di conoscerti. Però non voglio vederti. Assolutamente. Assolutamente. Forse man mano che si avvicinano, noi dobbiamo accendere la lampada o spegnerla. Forse la dobbiamo spegnere. Dov'è Froggy? Froggy, non mi fare spaventare. Dove sei? Accendiamo qua. Accendiamo qua. Froggy, non mi fare spaventare. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dov'è? Ritornatene qua, va. Non c'è più nessuno. Ok. Per ora è tutto tranquillo, tranne adesso. Aspetta, music box. Ritorniamo qua. Che faccio qua? La spengo. Il phone è che mi serviva. Niente, i messaggi. Eccomi, eccomi, music box. Allora, dov'è lui? 5, 4, no! No, mi spengo la luce. Ce l'ho spenta la luce. Forse la devo accendere allora. Aspetta un attimo, non abbiate fretta ad ammazzarmi. L'accendo, l'accendo. L'accendo, l'accendo, Froggy. Accendi sta cacchio di cosa. Dov'è? Ancora qui. Accendo il music box. Faccio tutto. Se n'è andato? Aspetta. Se n'è andato. Se n'è andato? O si sta avvicinando? Ho paura. Ho paura. Ho paura perché mi fanno jumpscare a caso qui. Dai, accendi qua. Sto accendendo un sacco di cose proprio. Ritorniamo qua. La lampada è accesa. Possiamo spegnerla. Ok, dov'è lui? Aspetta. 4, 5, 3, 2, 1.
Sta durando di più stanotte. La prima effettivamente era troppo tranquilla, ma questa già si è fatta più difficile. Aspettami, eccomi qua. Ok, diamo un'occhiata. Che accendiamo? Nel dubbio accendo, va. Nel dubbio accendiamo. Allora, qua si vede proprio la luce della mia stanza. Aspetta, aspetta. Forse la luce comunque li attira. Ovviamente, direi. Allora, qua non vedo niente. 3, 2, aspettami. Aspetta qua, accendiamo. 7, 6, 4, 5, 3, 2. Ancora qua, Kitty. Non c'è altro qua. Aspetta, aspetta che ti accendo qualcosa. 3, 5, qua. Che faccio? Spengo la luce nel dubbio. Spegniamo nel dubbio. Eccomi. Eccomi. 4, 5, 3. 2, 3 che c'era. Eccolo qui, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Non ti avvicinare. Accendiamo, non gli faccio niente qua. Accendiamo la luce, va. Accendiamo la luce qua. Non ti avvicinare. Ho acceso la luce, vattene. Sparisci dalla mia vista. Sparisci dalla mia vista, ti prego. Che è troppo inquietante, troppo. Può essere che la luce invece lo attira. No, non credo. Se n'è andato. Se n'è andato dove però? Non venire qua. L'olio sta finendo però. Eccomi. L'olio sta finendo. 3, 5, 4, 6, 7. Non venire qua. Olio. Siamo al 3 di olio. 1 di olio. Abbiamo finito l'olio. Grande, grandissima cosa. Abbiamo finito l'olio. Che si fa? Adesso mi attaccherà come se non ci fosse un domani. Mi sa che dobbiamo tenerci l'olio fino alla fine della notte. Eccomi. Eccomi. Ti prego, Froggy, fammi passare questa notte. Ti prego. Ti regalo una mosca alla fine del gioco, se mi fai vincere. È lui! È sopra la mia casa! Che faccio? È sopra la mia casa! No, non mi attaccare. Ti prego, non mi attaccare. No, 5:30 sono. Resistiamo, resistiamo. Sono le 5:30. Resistiamo. Non mi attaccare. Rimani là. Rimani là. Ti offro una caramella. Ti offro un insetto. Basta che non mi attacchi. Aiuto, aiuto, aiuto. Music box. Non mi attaccare. Non c'è più. Mi sa che è entrato. Kitty, ma dai. Ma dai, Kitty, perché devi rompermi le scatole? Ma è fighissimo questo gioco. Allora, ragazzi, dobbiamo tenerci l'olio fino alla fine della notte. Questo l'ho capito. Quindi, se vi piace, ci riproveremo in un altro video. Ovviamente lasciate like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, come tutti gli altri social, di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. E oggi siamo su Dealer's Life, un nuovo gioco in cui dovremo gestire un banco dei pegni, ragazzi. Ora, $830. Ci possono valere? Sono pochi, sono troppi, chi lo sa?